Baby, I love you all the way down. Get you right where you like it. Baby, I love you all the way down, 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 down. Baby, I love you all the way down. Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo unboxing. Stavolta scusatemi se non entra tanto bene nell'inquadratura il tutto, perché qui parliamo di tre oggetti contemporanei, perché mi è arrivata la PlayStation 4 Ultimate Player Edition da 1 TB, che appunto è quella lì che si chiama Ultimate Player, perché l'altra credo non si chiami così, Black, ed è la Chassis C. La Chassis C, che non vediamo dov'è che è scritto, non lo so, da qualche parte, sì, qui, che non si vede qui sotto, sopra Jet Black. Questa è la Chassis C, che come vedremo, ve la farò vedere poi appena l'ho unboxata. Ovviamente è tutta opaca e ha altre migliorie che ne parleremo più avanti. Questo è Uncharted, che era compreso, perché l'ho preso in un'offerta di Amazon a 3,99, e era compreso di Assassin's Creed Syndicate, il bundle classico, insieme a Watch Dogs, che è un voucher. Poi Uncharted The Nathan Drake Collection, che è sempre compreso in questo bundle a 3,99. Poi a parte ho comprato un secondo controller, che sarebbe quello mio, perché l'altro lo userà mio fratello, e questo è quello 20° anniversario, perché ovviamente la PlayStation 4 20° anniversario era un po' difficile da ottenere e costava molto di più. Fatto ciò, apriamo Uncharted a questo punto, che questo è un bel ricordo, perché è il gioco con cui io ho iniziato a giocare su PlayStation 3 5-6 anni fa, e ora non riesco neanche a tirare fuori la pellicola. È quello con cui ho iniziato 5-6 anni fa a giocare, perché io iniziai appunto con questo e MotorStorm Pacific Rift, per chi se lo ricorda, su PlayStation 3, quella da 80 giga, che era tipo il secondo modello uscito, diciamo, quando ancora aveva una memoria piccolissima. E ho ancora la scatola, che magari un giorno, se faremo un video speciale, vi farò vedere. Appena sono riuscito ad aprire questo, all'interno cosa troviamo? Certi Drake sono... sono... evidenza l'icona, e poi c'è la pubblicità di Uncharted 4. E abbiamo ovviamente un disco solo, in cui però sono presenti tre giochi rimasterizzati in HD per la PlayStation 4. Invece il 4 c'è pure l'accesso per la beta del 4 quando sarà disponibile. Il controller 20° anniversario, tecnicamente potrei anche non aprirlo, ma visto che ci siamo lo unboxerei, quindi non riesco neanche, mi sposto la PlayStation sperando che non voli di sotto e mettiamo il controller, vediamo, visto che tanto poi la devo usare, quindi adesso apro tutto insieme a voi e poi dopo vedremo cosa farne. Allora, questo è il controller 20° anniversario, che sto cercando di estrarre dalla sua scatola. Ok, eccolo qua, c'è un celofanino anche qui, ve lo metto a fuoco qui davanti a voi per vederlo meglio. Se vi stavate chiedendo se quello acquistato a parte, non con il bundle PlayStation 4 20° anniversario, ha i triangolini X, cerchio eccetera, qua no, non li ha, vedete, sono solo puntini come il normalissimo pad della PlayStation 4. Poi qui al simbolo PlayStation 4, come c'era sulla PlayStation 1, gli ingressi dietro per la ricarica micro USB e le cuffie. Poi vabbè, option, share, i grilletti, il leddino, e questo comunque è quello edizione speciale 20° anniversario, che appunto ha questo simbolo e la colorazione tipica della PlayStation 1. Mettiamo via anche questo, cercando di fare spazio perché qui c'è troppa roba, e vediamo di aprire la PlayStation 4, che adesso è tutta fuori fuoco ovviamente. Perfetto, spero sia abbastanza a fuoco, tanto dopo lo ricontrollerò, speriamo di ricordarcelo. Ora apro la scatola, perché da qui questa ovviamente è la scatola del bundle, quindi internamente dovrebbe esserci un'altra scatola. Ecco, ho colpito pure, vediamo qui se riusciamo a tirarlo fuori. No, la metto per terra, scusate un secondo ragazzi. Ok, qui abbiamo, cosa abbiamo? Un mega scatolone gigantesco
anonimo, cioè sembra fatto proprio, comprato la replica, sembra che abbia comprato la replica che viene dal Giappone, no dal Giappone, dal Japan. Insomma, la replica della PlayStation, ma in realtà è una PlayStation originale. Appena capisco da che parte si apre questa scatola, ok, qui lateralmente, perfetto. Adesso solleviamo questo cartone e apriamo la PlayStation 4, perché questo ovviamente era un bundle compreso di gioco, eccetera. Adesso tiriamo fuori il tutto. No, ragazzi, non è un voucher. C'era scritto che era un voucher e invece Watch Dogs è una copia fisica, ragazzi. Anche se comunque c'è scritto da non vendersi separatamente. Però è il vero gioco di Watch Dogs, ok. E Assassin's Creed Syndicate. Quindi adesso noi abbiamo subito qui, inizialmente, come starter pack per iniziare la nostra videogiocata, Watch Dogs, Assassin's Creed Syndicate e Uncharted. Dal valore credo intorno ai 150 euro circa, insomma, anche se Watch Dogs ormai è già svalutato. Adesso vorrei capire dove sono il resto delle cose, perché appunto, qui sul fondo della scatola dovrebbe esserci il controller, perché se no non c'è da nessuna parte. Ok, sul fondo della scatola, ragazzi, abbiamo il resto di tutti gli accessori, che sono controller, PlayStation 4. Scusate per la logistica che sta andando un po' a farsi benedire, perché appunto non sapendo dove stavano queste cose, io ho cose a random qui a giro da acchiappare. Cuffiettine classiche. Allora, cuffiettine classiche auricolari che fanno un po' schifo, però insomma sono usabili, via. È l'unica cosa, cioè sono proprio cheap a bestia, davvero, esageratamente cheap, ma non possiamo farci niente. Il cavo HDMI, che sinceramente non mi mancava, ma sempre meglio se viene dato insieme alla console, visto che è l'equipaggiamento di base. Cavetto USB per ricaricare il controller, classico cavetto USB, micro USB. Cavo per collegare la PlayStation 4 alla corrente, alla presa di casa, visto che ce l'ha integrato l'alimentatore. E controller PS4 in questo sacchettino qui, che adesso estraiamo, perfetto. E se lo guardiamo rispetto all'altro controller, sono identici. Sono perfettamente identici, fuori fuoco, ma identici. Uno è nero e uno è grigio. Sono belli tutti e due, questo è tutto black su black, questo invece è grigio chiaro con grigio scuro, invece black su black. Benissimo, adesso io direi di vedere cosa c'è qua dentro, qua sotto, insomma, la console effettiva, che ancora non ho visto, perché la Type-C, cioè la chassis C, non l'ho ancora mai vista, quindi la vedremo adesso per la prima volta insieme. Ah, la posso toccare benissimo, dato che è tutta ovviamente opaca. Wow. Un bel mattoncino. Vediamo. Allora, adesso vi posso parlare della PlayStation 4, anzi quasi quasi ve la dovrei staccare e farvi vedere qualche immagine di repertorio, visto che comunque... Allora, cosa abbiamo sulla PlayStation Type-C, bla bla bla. Questo è il due porte USB sul davanti della PlayStation 4. Poi abbiamo sul lato, questo è il lato superiore, non abbiamo niente, perché... niente, tutta opaca la PlayStation, simbolino, anche se la sto facendo vedere gli scontri, simbolino PlayStation, classico, normalissimo, niente di che. Qui c'è la barra che si illumina, che non so, però adesso è spenta. Sul davanti c'è la scritta Sony qua giù, e qua abbiamo tastino accensione, eject di disco, eccetera, che adesso sono fisici, nella chassis si fanno click, sentite? Sono fisici, che tecnicamente è un ritorno alle origini di niente, perché anche la mia PlayStation 3 li aveva fisici, cioè li aveva touch, però non ci possiamo fare niente, è così, tocca prendersela così. Dietro le porte IO, che sono, questa è l'alimentazione, poi abbiamo l'ottico, questo che cos'è, una display port AUX, non so, sarà sempre per l'audio, HDMI e Ethernet.
anche se poi la userò in wifi. Poi dietro sì, sembra ci siano molti buchi per dissipare l'aria. E questa è la PlayStation 4 Type-C, anche se io continuo a chiamarla Type-C, ma è chassis C. In ogni caso le differenze sono state fatte, scusate adesso per l'inquadratura handheld, però cosa è stato fatto nella nuova chassis C? È stato diminuito il consumo, è stato dai test che sono stati fatti, la temperatura di operatività è un pochino più alta di qualche grado, circa 2 o 3 gradi, quindi tecnicamente scalda di più, però è tutto opaca. E i tastini che fanno clic 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 qui invece di essere touch, che erano più bellini e meno cheap, però ormai la Sony è andata per questo verso e quindi questo sarà. Per il resto niente, un consumo ridotto di circa 30 watt o cose così, ma non mi ricordo di preciso quant'era. Comunque, questo era l'unboxing della PlayStation 4 1TB Edition con controller e 3 giochi. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale perché sarebbe molto gradito. Grazie mille ragazzi, arrivederci.